Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, box opening free to play, ovvero tutto fatto con i gettoni. Abbiamo, come al solito, i miei canonici tre account. Io ragazzi ce l'ho messa tutta, tra impegni vari, push, non lo so, qualsiasi cosa. Anche i server che non vanno, perché anche questo video probabilmente per switchare tra un account e l'altro ci vorrà un sacco. Come vedete mancano 13 ore alla fine dell'evento di Classic Brawl. E io ho anche alcune informazioni da darvi, perché me le prendo proprio in diretta mentre sto registrando. Supercell, ovvero vabbè Brawl Stars, ha twittato del reminder per questa season, dato che sta finendo. Io quando sto registrando è l'ultimo giorno prima della sia fine del pass, fine delle, cioè le ranked sono finite, riparto le ranked, insomma è un giorno di cambio. Praticamente ci hanno detto che la skin di tutte le skin di Classic Brawl e quella di Shelly torneranno nel catalogo dal primo di luglio, perciò dal primo di luglio saranno acquistabili. Io ovviamente spero di trovarle oggi quelle che mi mancano, ma non sarà mai così. Poi i pin e le icone profilo di questo Classic Brawl arriveranno nel catalogo nel prossimo update, che ovviamente sarà verso fine di agosto, no? L'accesso anticipato al nuovo brawler e il nuovo pass a settembre. Hanno detto anche delle skin di Rico Hypercharge che saranno disponibili nelle Mega Box e faranno una special shop offer, perciò un'offerta speciale in futuro. Perché i ragazzi hanno continuato a dire che saranno ancora nelle Mega Box perché ci saranno il ritorno di queste Mega Box. Le vorranno far ritornare in futuro con un community event. Praticamente hanno spoilerato questa cosa, che ci sarà un community event, perciò una roba penso con come è successo con le kill, no? Un tot di kill, un tot di like, no? Vi ricordate l'evento del pollicione, no? Perciò una roba del genere con le mega box dentro a questo evento. Però vi dico sinceramente, queste mega box ci hanno fatto un po' dannare, perché non hanno dato chissà quale contenuto, non c'erano chissà quante risorse, erano un po' piene d'aria. A chi è andata tanto bene, tipo a me sui video che ho fatto, l'avete visti. Se non l'avete visti vi lascio nelle schede quello di Bustina, che penso sia quello più leggendario di tutti. Però vabbè, detto questo, direi di partire. Ne abbiamo in tutto 24 di casse su 3 account, perciò non è male. Speriamo di accaparrarci l'ultima raffica di skin che ci manca. Vediamo un po'. Allora, partiamo dal principale, perché qua in realtà ci abbiamo quasi tutto. Mi manca il Rico delle gemme, che lo dobbiamo trovare ragazzi con 4 casse. La vedo durissima, ma ci proviamo. In realtà mi mancava anche Shelly, ma l'ho trovata in una delle casse da 79, un po' così a tradimento. Perciò vediamo. Allora, prima mega casse. Vai. 3 skip, ottimo. Queste ragazzi sono casse free, perciò deve uscirci qualcosa. Perfetto. La prima è vuota come poche. Ah, ce le apre tutte a raffica? Ah, a tradimento. Brutto così, eh. Io pensavo che me le facesse cliccare una alla volta. No, invece quando le clicchi sei finito. Devi aprirle tutte. Perfetto. E ragazzi, mi sa che 3 casse sono già andate al baretto. E non è possibile. Cioè, proprio... Perfetto, un box opening incredibile e direi di passare sull'altro account, però mi raccomando voi ragazzi il like e l'iscrizione lasciatela e soprattutto se volete supportarmi lo sapete che in fondo allo shop potete mettere il codice PlayerD e soprattutto potete usarlo anche nel Supercell Store, mi raccomando. Allora, Bustina ne ha ben 9, ma su Bustina ragazzi abbiamo già trovato un bel po' di roba, sarà difficile in 9 casse trovare qualcos'altro, non so letteralmente cosa mi manchi qua. Però nel dubbio speriamo di fare qualche sculata. Mi sa forse la skin di Mortis, quella da 150, ora vediamo. Però devo dire che, ma sbaglio o c'è qualcosa che non va? Cioè ragazzi abbiamo trovato 4, 2 qua. Sono 6 casse con 3 skip, cioè è fisso. Non si smuove. Oh, una da 4, almeno, grazie. Cosa c'è qua? C'erano 50 raddoppiati gettoni. Mamma mia, era meglio 3 skip. 4 ancora con 50 raddoppiaggi. Ma raga, ma sono vuote queste casse, oh. Ma ci ho messo una vita a farmarle. Tutte le brutte parole dette in quella modalità orribile di avanti il prossimo, avanti un altro, non mi ricordo mai come si chiama. No ragazzi, no. No. Che disastro. Oh. Ah, attenzione. La skin di Dynamike Irrecolor, che è una forse delle più brutte, però vabbè ragazzi, almeno una skin
abbiamo trovato. Non so quante siamo, ma speriamo in qualcosa, che qualcuno ci dia un po' di fortuna. Ok, 4. Non si illumina nemmeno questo. Mamma mia, che schifo. Vabbè, che in realtà di skin ce ne manca anche un sacco. Secondo me, ragazzi, queste casse, cioè 9 casse e una skin, erano un po' fallate. Ci giochiamo tutto con Exotic Caster con le sue 11 casse, ragazzi. E 11 casse non sono poche. Non sono poche. E qua in realtà ci manca qualcosa. Aspettate, vediamo un po' di Rico. Mi sa che Rico ce ne manca uno anche qua. Quello delle gemme mi manca su 2 account. Aspetta, sbagliato tasto. Sì, Stecca Sovrano e Sovrano de Bling. Ok, perciò Rico delle gemme, possibilmente Supercell se ce lo vuoi dare, se no continua a scammarci la vita. Anche perché, ragazzi, queste casse erano letteralmente vuote. Io mi sto un po' preoccupando, anche perché se c'è qualcuno come voi che ha aspettato l'ultimo giorno e poi si trova 10 casse vuote, immagino che un po' le palle, no, girino. Però partiamo con calma. Forse partiamo. Si è già bloccato tutto, ragazzi. Ottimo. Io ho cliccato, Non riclicco perché non so cosa possa succedere. Poi magari mi si aprono 20 casse. Ok, si è bloccato tutto. Ci riproviamo. Non funziona. Io ho paura a chiudere e riaprire il gioco, perché secondo me le casse qua mi vanno via. Ci scommetto quello che vi pare. Sta per succedere un disastro, ragazzi. Io lo so che mi sto per incazzare. Lo so, ce l'ho lì, Lo vedo, lo sento. Io provo, Allora, vediamo, Non rientra nemmeno in gioco. Ottimo. Oggi, ragazzi, giorno prima delle ranked, ditemi... Ma in realtà ero in live e so che anche voi avete avuto problemi. C'è un casino coi server. Non so cosa stanno combinando quelli di Supercell, ma non va più niente. Io però devo aprire 11 casse, cioè nel senso, fatemene aprire. Ci metto 5 minuti, nemmeno. Cioè, sono riuscito. Ok, siamo rientrati. Le casse sono sempre 11 e non le apre. Oh, eccola. Allora, partiamo. Prima cassa. 5. Ok, si illumina. Ed è un'altra volta il diamond. Ma cos'è? Tutti oggi devono darli. Vabbè. Facciamo finta che vada bene. Una cassa. Seconda cassa. Sarà difficilissimo, ragazzi, aprirle tutte. Sarà veramente difficile. Allora, sarà un video sofferente questo, ve lo assicuro. Seconda cassa. Andiamo alla terza. Ragazzi, per voi è passato un secondo, per me un'eternità. Vediamo ste casse. Vi prego, fatemene aprire. Ok. 4. La quarta cassa con 4 skip e si gode. Anche questa, ragazzi, piena da fare schifo, come potete ammirare. E queste 11 casse sono il mio mese di farm. Il mio mese di farm, ragazzi, non vale queste di... Mamma mia. 500 crediti, yuhu. Non lo so, Mi sento un po' depredato. Ma non sto trovando niente. Ma non c'è nulla in queste casse. No, ragazzi, sono vuotissime. Scrivetemi nei commenti se a voi l'avete spacchettata alla fine, avete trovato qualcosa. Ma raga, ma sono tutte vuote. Ho aperto... Ah, questi c'erano 1200 bling. L'unica soddisfazione. 1200 bling. Vabbè. Buoni, sì, ok, però... Altri 500. Cioè, ragazzi, abbiamo aperto 24 casse, ho trovato 2 Dynamic uguali. Mamma mia, che disastro. E 1200 bling. Io vi chiedo un like per supportare il vostro player di disperato. Un box opening free, ma anche il gioco si è accorto che era free. Vi giuro, erano vuote ste casse. Vabbè, like e iscrizione, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video, sperando che vada un pochino meglio.